spot, voi cosa ne dite? Felicità, dice, ho fatto le gambe ieri. Qua c'è il dolore un po'. Ho allenato le gambe ieri, qualcuno l'ha fatto. Ci facciamo un paio di squat giusto per far capire che noi ci muoviamo? Ok? Allora io lo chiamo, pronti? Ne facciamo due di ripetizioni, basta, nient'altro. Ready? Squat, giù, in, torna. Ancora uno, squat, giù, in. Ok, bene. Possiamo iniziare a muoverci, ragazzi. E a far muovere le persone soprattutto, quella che è la nostra passione. Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio tutti per essere qui presenti, perché comunque questa è una protesta che molti possono pensare che sia una cavolata, perché il mondo delle palestre non serve a nessuno, invece noi che ci lavoriamo dentro, con tutte le lamentele che abbiamo avuto anche dai nostri clienti in questi giorni, che ci dicono che comunque la palestra a loro serve per il benessere, abbiamo avuto tante testimonianze di clienti che ci dicono che comunque facendo palestra e facendo l'attività fisica riescono a prendere meno medicinali. La palestra fa bene in tutto il campo che abbiamo, cioè non stiamo parlando solo di economia, va bene se chiudete le attività e non guadagneremo in questo periodo. La palestra è un benessere al di fuori dell'economia, quindi questa è la cosa credo più importante che siamo qui a dimostrare oggi, perché oltre a essere dei titolari di palestre vedo anche tanta gente che sono dei semplici frequentatori di palestre. Ecco, su questo restiamo distanziati, portiamo sempre la mascherina e adottiamo tutte le leggi anti-Covid possibili. Io sono per riaprire subito le palestre, sono aperti i centri estetici, sono aperti i parrucchieri, anche noi abbiamo diritto di lavorare, stare aperti anche come gli altri, dei 2.000 euro, dei 5.000 euro che ci dà conto, non ce ne facciamo più! Vogliamo lavorare, sì o no? Da noi non si è mai ammalato nessuno, i mezzi pubblici sono pieni, le metropolitane sono piene! In 6 mesi Conte non ha fatto niente! A chi dà la colpa? Alle palestre dove c'è il benessere! Non è possibile andare avanti qui, non ci dobbiamo fermare! Andiamo sino a giù a Roma se c'è bisogno, ok? Siamo tutti d'accordo? Forza, facciamoci sentire! Forza, palestre aperte! Subito domani! Io come persona soprattutto quello che facciamo è prevenzione per star bene, perché tutto quello che facciamo come movimento è prevenzione e non l'hanno capito ancora, non possiamo sempre rattoppare, nel senso quando le persone sono ammalate allora sì che devono fare determinate cose, dobbiamo sempre fare prevenzione e questo anche per i nostri medici. Prevenzione è la cosa migliore che possiamo fare, il nostro sistema immunitario lo sapete benissimo come lo possiamo rinforzare. Con movimento, salute, pensare positivo, ragazzi, positivo! Siamo vivi e lo vogliamo rimanere! Basta con questa oppressione, ragazzi! Io sono veramente, io amo la vita e la voglio trasmettere ogni volta che faccio allenamento, ragazzi! E questa è la mia passione e credo la passione di tutti voi. Vogliamo essere vivi, ma rispettati per quello che facciamo e questo non l'hanno capito. Non l'hanno capito la maggior parte dei medici, non l'hanno capito i politici, ma noi sì, ma non ci danno retta, ragazzi. Per cui viva la vita, viva la passione. Allora, dobbiamo far star bene le persone soprattutto, ma dobbiamo anche pensare che siamo in tanti senza lavoro. Quante persone ci sono dietro a palestre, impianti e sportivi, piscine senza lavoro? Dobbiamo far capire e farci sentire anche per questo, perché comunque ci hanno fatto nel primo lockdown, prima che riaprissimo ci hanno imposto tutti gli impianti di prevenire, quindi portare tutte le strutture a norma e sono state rispettate e adesso ci fanno chiudere, questo non è giusto, assolutamente. Io lavoro in prima persona,
per diverse palestre qui a Rimini e tutte hanno si sono adeguate alle norme anti-Covid e sono state rispettate da tutti noi istruttori, da tutti i titolari delle palestre e non è giusto che adesso ci fanno chiudere e ci fanno stare anche senza lavoro. Questa è la cosa anche per farci sentire, insomma. Ok, chiamo man mano anche gli altri titolari di centri o chiunque volesse dire qualcosa. Io voglio dire un'ultima cosa. Siamo stati presi in giro 3 volte. Siamo stati l'unica categoria a cui è stata avanzata una, ipotesi di segnalazioni. Quando io penso che qualsiasi proprietario sa, io ho contatti con tutta Italia, che dopo il lockdown le palestre si sono adeguate, ma non c'è stato un controllo in nessuna palestra. Poi, seconda cosa, ci hanno dato un ultimatum, hanno mandato fuori giustamente le forze dell'ordine che hanno fatto il loro lavoro e nel 98% dei casi le palestre hanno soddisfatto le richieste. Seconda presa in giro. Terza, ci hanno chiuso, nonostante questa manfrina, nonostante questa scenetta, siamo stati l'unico comparto economico, 100.000 centri in tutta Italia, quindi con centinaia di migliaia di persone che ci lavorano dentro e di famiglie, siamo stati gli unici con cui è stata fatta questa stupenda scenetta. E l'ultima è la motivazione che è stata data ieri. La motivazione è stata: dovevamo evitare l'afflusso sui mezzi pubblici e quindi abbiamo limitato tutti quelli che possono portare questi problemi e quindi mi chiudi le palestre, le piscine, le scuole di danza e mi lasci aperti i centri sociali e mi lasci aperti i centri commerciali. Un presidente del Consiglio che mente coscientemente a una larga parte del popolo italiano. È una vergogna totale. Io mi sento deluso da italiano, prima che incazzato, mi sento tremendamente deluso. Io, a nome di tutte le scuole di danza di Rimini, ci tenevo a dire che purtroppo la danza, quindi l'arte, lo sport, sono sempre considerati l'ultima ruota del carro. E questa volta, senza fare politica, perché francamente non ci interessa, non ce ne intendiamo, vogliamo dire che... Vogliamo dire che non è giusto, semplicemente perché le palestre, le scuole di danza si sono uniformate, hanno speso soldi e risorse per fare tutte le cose in regola, anche di più di quello che doveva essere, perché comunque abbiamo anche comprato quella cosa in più e usato quell'attenzione in più proprio per essere sicuri al 100%, anche perché l'ansia è tipica degli insegnanti di danza, quindi abbiamo fatto veramente di tutto, ma non è bastato. Abbiamo creato, come immagino anche le palestre, corsi a numero chiuso, che questo vuol dire privarsi di soldi, ragazzi, perché è inutile. Se noi lo scorso anno potevamo mettere 15 persone in un gruppo perché stavamo da Dio, quest'anno per essere sicuri, per essere nella legge, tutto quanto, ne abbiamo messi magari 8, 9. E quindi abbiamo dovuto sdoppiare i corsi, abbiamo dovuto dire di no a degli abbonamenti o a delle persone che sarebbero volute venire a danza. E non è servito a niente. Quindi la cosa grave è che in realtà nei nostri ambienti si sarebbe respirata la sicurezza. E questi sono in giro adesso al centro commerciale. È quello, giustamente, tutte queste persone che non vengono da noi, palestre, scuole di danza, centri sportivi, sono in giro, perché i ragazzi non è che li tieni in casa legati alla sedia, quindi befane, centri, bar. Quindi, però sta... Il risultato... Vieni Robby, aggiungi qualcosa. No, io dico anche la motivazione che è alla base del DPCM, che è quello di non far usare mezzi pubblici e quindi non creare ovviamente occasioni
che tutti sappiamo che sono la fonte di tanti, diciamo, purtroppo contagi, la motivazione per una città come Rimini, adesso egoisticamente parlando, non c'è, perché i nostri ragazzi vengono in autonomia, molto spesso vengono in bicicletta, accompagnati dai genitori, sono bambini che non usano treni o pullman o autobus per muoversi, o metropolitane, per cui cade anche la valenza e l'efficacia del DPCM. Doveva essere eventualmente purtroppo applicato nelle zone dove veramente c'era... Ah, sì. E doveva essere forse applicato un DPCM ad hoc nelle strutture in cui nelle città in cui veramente si poteva creare assembramento nei mezzi pubblici, per esempio, no? Che è la motivazione per. Così anche come chiudere cinema e teatri in una città come Rimini, dove la mobilità è fondamentalmente, diciamo, a piedi, in bicicletta o con i mezzi privati della macchina piuttosto che del motorino, veramente casca nel vuoto, cioè è un adeguamento di una città come la nostra a delle necessità che sono quelle delle grandi città, fondamentalmente di due, tre grandi città in Italia, perché poi l'Italia non ha tutte queste mezzi di trasporto pubblici che funzionano e che vengono utilizzati. Per cui stiamo adottando degli strumenti che probabilmente saranno anche inefficaci o comunque sono del tutto inutili e vanno soltanto a danneggiare, a punire i ragazzi, che poi alla fine pensiamo anche al fatto che la maggioranza dei fruitori diciamo sono giovanissimi, che sono stati puniti una volta, puniti due volte, che sono stati puniti una volta, puniti due volte, ultimamente vengono puniti perché comunque sia per loro la danza piuttosto che la ginnastica, lo sport e anche tutti gli sport, insomma, che vogliamo, sono una fonte anche di soddisfazione, sono il lavoro, il percorso di una vita comunque, perché sono ragazzi che magari hanno cominciato in tenerissima età e adesso si vedono fermi moltissimi da febbraio, perché ricordiamo anche il fatto che non tutti hanno potuto ricominciare in questo periodo, perché comunque c'erano difficoltà, c'erano perplessità, c'erano tante cose che li hanno portati a dover rimanere ulteriormente chiusi in casa, nonostante tutte le nostre raccomandazioni, tutte le attenzioni che abbiamo prestato. Ok, io pensavo basta così. Potrete risentire in streaming per chi non ha sentito bene il discorso. No, una battuta. Voglio far parlare qualcuno delle piscine. Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi circa una settimana fa, esattamente una settimana fa, abbiamo inaugurato una piscina di 25 metri per 8 corsie. Erano 40 anni che non succedeva in Italia che un privato costruisce una piscina e la mette a disposizione dell'intera comunità. Quindi non dimentichiamo questo settore che, secondo me, io non so, ma si entra in piscina, ci laviamo i piedi, ci facciamo la doccia, nuotiamo in acqua e cloro, il cloro con la quale vi disinfettate le mani in tutti gli ambienti dove entrate, e ci fanno chiudere. Noi nuotiamo un'ora in acqua e cloro ed inoltre, dopo aver nuotato, ci facciamo un'ennesima doccia. Quindi in un'ora noi che andiamo in piscina ci facciamo due docce e abbiamo nuotato un'ora, se ci va male, in acqua e cloro. E lui decide di chiudere le piscine. Bravo, complimenti, voglio vedere se lui lì si fa due docce al giorno e nuota in acqua e cloro. Dove noi ci disinfettiamo. A parte ci disinfettiamo, ok, abbiamo circa 600 bambini che nuotano, se solo vogliamo guardare i bambini, avranno delle mamme, hanno dei nonni, facciamo terapia in piscina, fisioterapia, e decidiamo di chiudere, sì, bene, grazie, ok, chissà dove andremo a finire, se chiudiamo una struttura la più tranquilla e sicura possibile. Benissimo, andremo nei centri commerciali a dispensare salute e benessere probabilmente. Si sta invertendo la tendenza. Mangeremo le 6 del pomeriggio e ci mettiamo con il culo sulla sedia a diventare obesi, malati e non
viaggi di socializzazione e di sana competizione. Perché la nostra è una sana competizione. Non è mai stata malsana, mai. Quando finisco una gara, do il 5 al mio compagno, sempre. Quando finisco di ballare, non dico o arbitro pezzo di ok? Mai, mai. Quelli che siamo qui, siamo gli sportivi. Dentro, nella testa, nella testa. Grazie. Combatti sempre. Viva lo sport. Ecco, rappresentante del personal e dei personal trainer della categoria. Ok, ciao a tutti ragazzi. Allora, innanzitutto volevo dire che noi siamo vivi, vivi con piena energia. Voglio dire una cosa sola. Loro hanno perso la realtà. È facile dire tu domani mattina vai e chiudi, perché loro sono a casa e hanno tutto il giorno a non fare nulla, ok? Voglio dire un'altra cosa importante, voglio dire. Fatevi un giro alla mattina alle 8 negli autobus, nei treni, nelle fermate, ci sono migliaia di persone che sono attaccate una all'altro, ok? Questo è importante. Poi fanno entrare gente dappertutto, ma non perché sia destra e sinistra, non c'entra più niente, ok? Vogliono mettere in mezzo questo settore, che è il nostro settore, lo vogliono sacrificare, lo volete capire? No, noi non vogliamo il sussidio, noi vogliamo lavorare! Non vogliamo che alle 18, ma mi sembra normale che alle 18, cos'è, il virus vai in stand-by alle 18, prima non c'è, poi alle 18 c'è. Chi va in giro alle 23, alle 5? I zombie vanno in giro. Chi va? La gente ha bisogno di lavorare, abbiamo speso soldi, siamo adeguati, chi ha investito? E dopodiché, quel, meglio che non dico niente, Conte, è facile la sua frase, quella famosa, un'ondata di soldi, tua sorella ha dato gli soldi, io aspetto ancora i soldi dell'anno scorso, aspetto, ok? E 3 mesi fermi, e dopodiché ci ha preso in giro, ci ha fatto lavorare per questi 2 mesini, giusto per darci un accontentino, e dopodiché, stac! E noi non apriremo il 24 novembre, ricordatevelo, ok? Non apriremo il 24, ricordatevelo! Ok, bisogna avere le palle e uscire giù e andare a fare casino in maniera pacifica, questo è importante, ok? Ma cerchiamo di stare uniti e di far valere i nostri diritti. Non vogliamo il sussidio, vogliamo lavorare! Ciao a tutti, mi sentite? Allora, io sono un nonno di 2 nipotini di 8 e 7 mesi. E facevo tutt'altro lavoro e finalmente faccio quello che mi piace. Io paragono il mio lavoro come quello di tutti questi che sono qui oggi con noi, di tutti quanti, scusate un po' l'italiano, sono emozionato, perché abbiamo una passione a farlo. Un istruttore, un personal, non si improvvisa dall'oggi a domani. Se non hai la passione per fare questo lavoro, non lo fai. E se hai la passione c'è anche un guadagno, ben venga. Ma se tu mi togli la passione per farlo, mi togli il guadagno, noi siamo morti. Io ho a casa una situazione con un figlio, una nuora e un bambino di 8 mesi, disoccupati, perché i locali hanno chiuso. E il nonno, oltre a vivere dalla mia famiglia, devo portare avanti anche quella dei miei figli. Ma questo, come la mia situazione, è tanta altro, quindi ognuno di noi ha le sue storie. Ma togliere il lavoro perché non c'è una rilevanza scientifica dove le palestre siano un ricettacolo di contagiati è assurdo. La cosa che mi piace vedere è che finalmente dopo tanti anni, io ho 56 anni, non ho visto mai tanta mobilità in Italia. Vuol dire che l'italiano comincia ad avere i pieni. L'italiano ha bisogno di far vedere quello che vale. Dobbiamo far capire alla gente che siamo umani, abbiamo una testa per pensare. Non dobbiamo stare fermi, zitti, ad aspettare che qualcuno ci dia le 400 euro o le 500. Io non prendo neanche quelli, perché se dobbiamo stare non ne ho diritto. Ok? Quindi usciamo da qui
una consapevolezza di essere veramente gente con le palle, diamoci da fare, vediamo di poter cambiare qualcosa in questa Italia, perché non se ne può più. Yes. Scusate che sono con Orte, io però volevo solo dire, in tutto questo sappiamo che ci hanno preso in giro e ci stanno prendendo in giro, però quanto è bello in questo momento che siamo tutti qua in piazza, non siamo più in questo momento, come si dice, che concorrenti, ma siamo uniti ed è questa la cosa più importante. Non c'entra niente se io c'ho una palestra e accanto c'è un'altra, la forza la facciamo quando siamo insieme, noi. Per cui io credo questo è il futuro, condividere tra di noi e non essere sempre solo quello è meglio di me. No, essere uniti come siamo adesso in questa piazza, perché questa è la nostra forza per combattere tutto quello che ci stanno facendo. Altrimenti da soli non arriviamo a nessun posto. Vi raccomando, stiamo uniti e andiamo contro tutta questa ingiustizia. Ma per lavorare e per star bene. No, allora ragazzi, io lavoro in palestra e in piscina e volevo ricollegarmi a quello che ha detto prima l'Angela sulla piscina. La gente è immersa nel cloro, in piscina come anche nelle palestre ci siamo tutti adeguati, 3.000 disinfettanti, 3.000 cose, però volevo ricollegarmi soprattutto a quello che ha detto sul discorso delle palestre, sono chiuse e la gente va nei centri commerciali, perché della salute non gliene frega a nessuno, loro vogliono farci comprare, è questo il punto. Dobbiamo riaprire per Natale per poter avere potere di acquisto, perché il nostra condizione contrattuale non ci permette di far casino, ovviamente, non abbiamo nessun potere contrattuale e dobbiamo invece andare a comprare nei centri commerciali, questo è il punto. E io voglio vedere i morti da Covid alla fine di tutto questo, quanti saranno i morti effettivi per la malattia e quanti invece saranno quelli che sono buttati di sotto perché non hanno i soldi per arrivare a fine mese. Questo è il punto. Ciao ragazzi, innanzitutto molto bello vedere che, come ha detto Esther prima, siamo qui togliendo ogni forma di diciamo rivalità commerciale che ci può essere, semplicemente per il fatto che quello che ci unisce a tutti è la passione per lo sport, la passione per l'attività fisica, ma soprattutto una cosa che il nostro governo si sta dimenticando, la passione che noi proviamo nell'aiutare le persone che si rivolgono a noi, perché abbiamo la fortuna di poter vivere con quello che ci appassiona e con quello che ci piace, ed è una grande fortuna e un grande onore. Nel momento in cui il nostro Presidente del Consiglio in diretta va a dire che ginnastica la possiamo fare anche a casa, va a dire che il nostro lavoro rientra nelle categorie sacrificabili, ignorando il fatto che noi spesso e volentieri lavoriamo con persone che hanno delle serie difficoltà fisiche o motorie e a casa non potrebbero fare nulla se non con la nostra presenza, anche se tutti ci siamo armati con l'online, tutti quanti siamo diventati bravissimi a fare Zoom, Meet e tutte le videoconferenze possibili e immaginabili, nulla ha a che vedere con quello che noi riusciamo a trasmettere alle persone quando siamo lì con loro in quel momento. Io ho ricevuto un messaggio, ne parlavo con Guido, ne parlavo con gli altri ragazzi, di un ragazzo diabetico di tipo 1, alto 1,80 m, che pesa 58 kg. La settimana scorsa il medico gli ha suggerito di fare attività fisica, lui mi ha contattato, questa settimana l'unica alternativa che io potevo offrirgli era di allenarci al parco, senza poter contare sulla mia attrezzatura. Giustamente noi diciamo l'attrezzatura ci serve fino a un certo punto, siamo tutti esperti di movimento, riusciamo tranquillamente a lavorare anche all'esterno. Ma tra 15 giorni, quando non ci sarà più questo sole, questo povero ragazzo, cosa gli facciamo fare? Vado a casa sua? La polmonite! Non si può andare a casa, ok? Io non voglio assolutamente mettere in discussione la pericolosità del periodo che stiamo vivendo, questo è fuori discussione. Indubbiamente dobbiamo rispettare le regole, ma le abbiamo rispettate e ci hanno fatto chiudere comunque. Abbiamo ridotto drasticamente il numero di accessi nei nostri centri. C'è chi ha i centri personal che già
lavorava su appuntamento, ma le palestre hanno dovuto iniziare a organizzarsi con dei programmi che hanno acquistato per prenotare le lezioni online, d'accordo? Sono tutta una serie di spese che ci sono state riconosciute in parte a qualcuno e a nessun altro per niente, d'accordo? E questo è assolutamente inaccettabile, perché noi diamo il nostro meglio, vorremmo che un pochettino di supporto lo avessimo anche dalle strutture governative. Ragazzi, resistiamo, cerchiamo di farci aprire. Grazie. Ciao a tutti, io sono una mamma. Quindi non lavoro nella palestra, non lavoro nella piscina, però ho due figlie, una di 16 e una di 17. L'altro giorno, quando davanti a Conte, mia figlia di 16 anni, con le lacrime agli occhi, ha detto: mamma, ma questi sono i miei 16 anni, mi state togliendo tutto. Allora io vi dico, io vi ringrazio, sono qui, anche se sono da sola, per ringraziarvi, perché quello che voi fate è veramente una cosa grande. Nessuno deve darlo per scontato. Dato che alle mie figlie la voglia di vivere, la voglia di combattere, la voglia di tirare fuori con quei passi, con quelle bracciate, che sono degli professionisti, e io ve lo assicuro, in piscina dove c'è mia figlia è tutto sanificato, è tutto a norma, anche la palestra, quindi è inutile che ce la raccontiamo. Vi vogliono fare chiudere, e io non capisco perché, forse perché ci vogliono far diventare i nostri ragazzi tutti deficienti davanti ai social, 6 ore per la scuola. Perché da quando ci hanno chiuso le palestre e la piscina, io prendo e me le porto a camminare, vi dico: che palle, mamma, ho capito, però il movimento fa bene, quindi io vi ringrazio di tutto cuore di essere qui, e io sono con voi. Ragazzi, la voce degli allievi, la più bella voce, grazie alle mamme. Adesso, scusatemi, l'organizzatore del motivo per cui siamo qui oggi è grazie a questo signore al mio fianco. Io ho dato solo la location, lui è quello che ha organizzato tutto, Antonio Di Naisi. Ecco, il paradosso è che io poi divento piccolissimo quando devo parlare davanti a tanta gente. Alza voce, Antonio. Per prima cosa io vi ringrazio davvero tanto perché voi siete qui. Perché come abbiamo già detto, ecco, si sente meglio, vero? Come abbiamo già detto, il fatto che oggi siamo qui è perché siamo vivi come settore, non soltanto fitness, non soltanto sport in generale, ma perché noi rappresentiamo una categoria che lavora sulla prevenzione delle attività, delle patologie. La quarta patologia più importante, quella... ragazzi, datemi un microfono, un megafono, faccio fatica. Noi lavoriamo sulla prevenzione delle patologie più importanti, quelle croniche, quelle che prevengono ictus, quelle che prevengono patologie metaboliche come diabete. C'è un mondo dietro al mondo delle palestre, quindi ad essere egoista io avrei preferito chiudere tutto, ma soltanto le palestre essere aperte, perché noi in un periodo davvero di crisi sanitaria noi dovevamo essere gli unici a essere in piedi. Detto questo, io ragazzi vi ringrazio ancora, perché questa manifestazione deve essere l'inizio, perché soltanto se la nostra voce si sente, ma è unita anche a quella degli altri settori che sono stati chiusi, soltanto così forse probabilmente riusciremo a tirare la loro attenzione. Vox Populi, Vox Deus. Ciao a tutti, vi presento, sono Andrea Carpi, sono socio e proprietario di una palestra, e per gli utenti che ci ascoltano volevo fare una domanda. Questa qui, la palestra, è la mia unica fonte di guadagno e di sostegno. Io sono un papà di un bimbo di 5 anni e volevo chiedere cosa devo fare quando finisco tutti i risparmi, visto che i soldi che hanno promesso non sono arrivati e comunque con 600 euro al mese più tasse non si conclude niente. Volevo lasciarvi con questa domanda qua, grazie.
Allora, io faccio uno sport dove il contatto c'è e non posso nasconderlo. Il mio discorso è improntato, oltre il virus, a quello che siamo noi, perché chiunque è qui in questo momento è un cittadino e un atleta di serie Z, perché in questo paese tutti gli altri sport, adesso io non voglio attaccare il calcio perché il calcio mi piace, lo seguo, però dopo il calcio si passa dalla serie A alla serie Z e tutti gli altri sport. Io faccio uno sport dove sarei professionista, ma non lo sono, e per fare questo, per sostentarmi dello sport che faccio, ho dovuto lavorare 4 anni in fabbrica per, con i risparmi, entrare socio nella palestra che gestisco adesso. Mi sento costantemente umiliato in quello che faccio tutti i giorni, e questa è stata la cosa finale, diciamo. Umiliato come atleta e umiliato come cittadino. E quindi, oltre il virus, è bello vederci tutti qui, prendere atto di quello che siamo. E il virus finirà, noi riapriremo, chi più chi meno andrà avanti in un modo o nell'altro, ma penso che sia una battaglia da continuare anche dopo, perché questa è la prova che siamo in questo paese, siamo gli ultimi degli... Intanto vi ringrazio tutti quanti di essere venuti, ai miei collaboratori e a tutti quanti voi in questa manifestazione. Il problema è sì, iniziano a lavorare, il vero problema che stanno facendo è quello che hanno creato terrore nel consumatore di movimento. E quindi noi siamo, come ho sempre detto a voce alta, siamo parte della soluzione al problema, con quello che avete spiegato fino adesso, tutti quanti. Dovremo cercare, come hanno fatto per i monopattini, come hanno fatto per gli alberghi, trovare un sistema perché loro ci dessero dei meccanismi di incentivo al ripartire e fare movimento. Perché il vero problema è, sì, certo, riaprire le palestre, ma le persone sono spaventate di qualcosa che non abbiamo nessuna colpa, senza dire la struttura perché non mi interessa, ma noi abbiamo la possibilità di accogliere 870 persone all'ora, in una struttura 170 sia l'altro, capite benissimo che non è nessun problema di distanziamento. Quindi cerchiamo in qualche modo di andare a prendere, a fare in modo che il volano riparta del movimento, ma anche per dare la possibilità a tutti quanti noi e voi di essere nuovamente pagati in futuro. Grazie, volevo dire soltanto questo. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti quanti, tutto quello che è stato detto finora lo condivido, anch'io sono un insegnante di varie attività motorie, quindi sono pienamente nel momento in cui sono stato lasciato a casa, e ognuno di voi che è qui sa benissimo che dall'inizio di questa storia ad oggi ci sono state varie fasi, delle fasi in cui si poteva anche accettare il fatto di preservare le persone, il fatto che era giusto poter cercare di arginare un virus e avere rispetto per gli anziani. A questo punto è chiaro a tutti quanti, per esperienza personale, per i propri familiari, per quello che stiamo vivendo, che noi stiamo semplicemente accettando un sopruso, e più continuiamo ad accettare e più continuiamo ad affondare. Quindi da oggi in avanti ogni persona che è qui si deve prendere la responsabilità di credere in quello che è vero e in quello che è giusto, perché l'ha provato sulla sua pelle. Non è più il momento di giocare, bisogna prendersi la responsabilità di essere vivi, e la vita va presa e guadagnata. Evidentemente, non avendo più il diritto che ci tutela, dobbiamo trovare il modo noi di riprenderci i nostri diritti. Non è più ora di giocare. Grazie. Ragazzi, qualcuno del mondo delle palestre, dei personal, titolari, che voglia parlare? Titolari.
Allora, ciao a tutti. Allora, titolo informativo, se già non lo sapete, oggi all'1:30 il sindaco Gnassi terrà una conferenza dove appunto parlerà di possibili aiuti comunali nei confronti delle attività che hanno subito questo smacco. Però, come dicevano i miei colleghi prima, noi non vogliamo dei sussidi, noi vogliamo stare aperti, e quello che hanno detto prima i miei colleghi è assolutamente, assolutamente vero. Il problema reale sarà far ripartire il volano, perché noi ci hanno fatto stare chiusi a marzo, quindi ci hanno fatto riaprire a fine maggio, e quindi sappiamo le stagioni come ripartono a fine maggio. Poi ci fanno chiudere adesso, ma io conto anche la settimana precedente, quando è andato a dire quello che ha detto Reti Unificate in televisione. Quindi le palestre anche la settimana scorsa non hanno lavorato. Ovviamente neanche questa. Se ci fanno riaprire il 24, io concordo su chi ha detto che va a capire se ci fanno riaprire il 24, andiamo incontro a dicembre, e sappiamo benissimo che anche dicembre è un mese dove non si lavora. Qui altro che sussidio, perché ho sentito dire che ci danno il 100-150% in più della miseria che ci hanno dato. Quindi gli dobbiamo dire grazie, forse, no? Da come ce la stanno facendo passare, gli dobbiamo dire grazie. Quindi confido nell'unione di tutti e teniamo a botta. Ok? Grazie a tutti. Qualche altro rappresentante delle categorie che voglia dire la sua? Intanto io lancio un'idea. Che fine facciamo? Chiudiamo. Cosa facciamo dopo oggi? Andiamo avanti. Lo voglio sentire da voi, cioè questa sarebbe una grande idea. La gente si iscrive. Quindi il concetto è, siamo qua tutti riuniti. Grandioso. Quindi dobbiamo continuare ad andare avanti, non solo domani a Cesena, come vieni a dirlo. Io lo so. Sabato a Rimini mi dicono che ci sarà una manifestazione, vai. No, io non sono un addetto ai lavori, però ho una figlia che ha perso lavoro e una compagna che ha perso lavoro per questa cosa, e mi girano le balle forte. Come dice lui, cosa facciamo dopo oggi? Andiamo avanti così, questo è Rimini, domani c'è Cesena, diamo mano, anche se domani sono per le scuole di danza, penso di aver capito, ma anche qua ci sono scuole di danza. Tutti insieme, il gruppo è questo, uniti per continuare il discorso, per far vedere che ci siamo, ci siete, che ci siamo. Quindi far capire che non ci va bene così, perché noi siamo a casa nostra, della televisione, è quello che vogliono loro, non si sta a casa, si sta fuori nelle piazze per vedere che siamo in disaccordo con loro primo, e poi vediamo. Sabato ci sarà un'altra manifestazione a Rimini in piazza Cavour alle 15:30. Quello che a me interessa è, per noi del settore, cosa vogliamo fare. Io cercherei di replicare i nostri appuntamenti, perché la prima replica intelligente che possiamo fare è muoverci nonostante ci vogliano bloccare. E quindi facciamo un palinsesto di tutte le palestre. Esatto, facciamo un palinsesto qui delle palestre dei dintorni, ma cerchiamo di fare una manifestazione anche nazionale. Troviamo un giorno, stessa ora, in tutte le città, la gente che esce e va a muoversi. Dobbiamo essere un movimento ampio, non dobbiamo limitarci al nostro piccolo orto qui, dobbiamo andare avanti. Una cosa la devo dire, quante palestre sono qui in provincia più o meno come numero? Quanti siamo in provincia come palestre? Qualcuno lo sa? E quanti siamo qui oggi? Pochi. Comunque non ci prendiamo in giro, perché ci sono titolari di palestre, colleghi miei, che appena io a qualcuno gli ho detto di venire, mi ha detto a fare cosa? Quindi cominciamo a prendere sta gente, perché qui siamo in pochi. Ci sono palestre che oggi stanno lì che fanno i corsi online, istruttori, e noi ci prendiamo per tanto, loro ci campano con quei 600 euro perché comunque non pagano le tasse, perché magari sono delle associazioni, capito? E tant'altro, quindi non ci prendiamo per qui siamo in pochi,
però facciamo vedere che anche i pochi smuovono qualcosa. Porto una testimonianza di un mio cliente che ha un problema alla spalla, lo stavo seguendo io da una settimana. Non viene più perché il titolare della fabbrica, che si trova a Cerasolo, non faccio nome perché non lo licenziano, gli ha impedito a tutti i dipendenti di andare in palestra, perché se si ammalano con il tampone li lasciano a casa. Vi rendete conto di chi abbiamo davanti? Non solo il governo, anche della gente ottusa che non capisce un... Il punto è questo, dove sono tutti gli altri titolari delle palestre? Dove sono la gente come me, gli istruttori qui? Dove sono? Noi siamo in 5, sono l'unico oggi qui io, l'unico della mia palestra. Chiaro no? Gli altri dove sono? Basta, tutti. Ciao a tutti. Allora, io mi chiamo Simone e oggi mi chiedevo a cosa potesse servire oggettivamente. Non sapevo cosa trovare e sono già contento di vedere che oggettivamente ci siamo. Siamo in tanti, potremmo essere molti di più, dobbiamo essere molti di più. Io sono titolare di uno studio di personal training a Riccione, Time Out Training, che sta continuando a lavorare. E io sono un papà, ho tre figlie, 11, 6 e 3 anni, che vivono una realtà penosa ogni giorno. Quindi quello che voglio dire oggi non è rivolto solo ed esclusivamente al nostro settore, che assolutamente merita di più di tutto quello che sta succedendo, ma quello che stiamo facendo qui oggi per me è una forma di comunicazione, una comunicazione che deve dire che ci siamo rotti di cose stupide, di sottostare a regole e normative prive di ogni logica. Perché voi dovete dirmi dove è la logica in quello che ci hanno imposto, perché di imposizione si tratta. Quindi, vogliamo fare le cose fatte bene? Io credo che qui tutti per lavorare siano pronti a fare le cose fatte bene, io sì, ok? Ma non stare a casa non è una cosa fatta bene. Imporre a delle categorie come noi e come i ristoratori di fermarsi dopo che avevamo appena ricominciato a lavorare, con la speranza di lavorare, con la speranza di far quadrare anche 4 conti, che schifo non ci fa. Questo deve diventare per noi, per quello che mi riguarda, per quello che è il mio pensiero, semplicemente un modo di comunicare agli altri, di dire agli altri: sveglia, ci siamo, è ora di ricominciare ad usare il cervello, perché siamo stati completamente lobotomizzati. E questa è la prova, ci siamo, ma siamo in pochissimi, dovremo essere tanti ogni giorno, molti di più. E questa sera saremo in piazza, qui a Rimini, a Riccione, e dobbiamo esserci. A Riccione alle 18, alle ore 18 a Riccione, in piazza Cavour. Non è vero, non è in piazza Cavour. Piazzale Roma. Vabbè, basta che andiamo in piazza da qualche parte. Ragazzi, mi raccomando, cercate di svegliare da questa atrofia mentale nella quale siamo stati indotti tutti i nostri colleghi, amici e quant'altro. È l'unico modo. Ciao. Sì, cerco di tirare fuori tutta la mia voce. Mi chiamo Laura, insegno yoga in vari posti, attualmente al parco, perché per il momento ci fanno ancora andare al parco. E quello che voglio dire è che è il momento della disobbedienza civile, quindi di tenere le palestre aperte malgrado la legge decida al contrario. Quindi io invito tutti i miei colleghi alla disobbedienza civile. Teniamo le palestre aperte. E per quello che possiamo fare, facciamo anche, visto le giornate belle, facciamo stare bene la gente, facciamo attività all'aperto. E facciamo tutte e due le cose.
tenere aperte le palestre e fare attività all'aperto, perché la gente ha bisogno di respirare. Il respiro è salute, è vita, e l'attività fisica è fondamentale per la vita e per la salute. Ok, teniamoci aggiornati. Abbiamo una chat che è Salviamo le palestre, quindi vi chiediamo di unirvi e la prossima volta essere ancora di più e portare ancora più testimonianze. E non sarebbe male, è stata straordinaria quella mamma, giuro, mi ha fatto piangere, portare i nostri allievi, perché i nostri allievi sono i nostri testimonial numeri uno. Grazie a tutti per quelli che sono intervenuti oggi. Grazie a tutti. Palestre aperte! Palestre!